L'uretra, vediamo come si fa e con quali risultati. Siamo ad Arezzo, in un centro specializzato in chirurgia ricostruttiva dell'uretra, unico in Italia. Qui si effettuano circa 400 interventi all'anno, soprattutto per curare la stenosi, che è la patologia più diffusa. È il restringimento dell'uretra, che è il canale che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno. I sintomi fondamentali sono difficoltà ad urinare, bruciore e infezioni urinarie. E alla lunga, se non viene curata questa patologia, può portare anche a un impatto sull'alto apparato urinario. Questo paziente presentava una stenosi dell'uretra lunga circa 5 cm, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e a distanza di un anno circa il controllo clinico ha dimostrato una perfetta guarigione. L'uretra si può ammalare e restringere oltre ai traumi per infezioni ripetute e trascurate a causa di manovre strumentali sbagliate come l'applicazione di un catetere o ancora in seguito a malattie dermatologiche. Un'altra causa di stenosi uretrale è l'ipospadia. L'ipospadia è un'anomalia congenita che è caratterizzata da un incompleto sviluppo dell'uretra. L'uretrografia è l'esame che permette di fare una diagnosi accurata. In questo caso vedete un'uretrografia normale e l'uretra non presenta ostacoli lungo il suo decorso. In quest'altro caso invece vedete un restringimento del canale uretrale. Gli interventi di ricostruzione dell'uretra sono delicatissimi. La tecnica più moderna oggi utilizzata è quella di aprire questo canale uretrale ristretto ed ampliarlo con una toppa di tessuto prelevato dalla mucosa della bocca. Attualmente stiamo effettuando degli studi per poter ottenere dei tessuti ricavati dalle colture cellulari e quindi ridurre il disagio di un prelievo di tessuto dal paziente stesso. I risultati sono stati immediati. Nessun tipo di conseguenza, una vita perfettamente normale, come se non avessi mai avuto niente. È una chirurgia difficile perché il chirurgo deve scegliere la tecnica adeguata a seconda delle circostanze, quindi rivolgersi a dei centri ultra specializzati nella cura della stenosi uretrale.